Io sono sceso perché ho sentito per ascoltare. Vi ho detto che se volete venire su ci mettiamo anche seduti. Se tu mi dai una risposta giusta, perché continuare a pedonalizzare? Quale pensi che sarà il vantaggio per il centro? Io questo voglio sapere. Dopo io me ne faccio una ragione quando capisco che c'è un reale vantaggio. Tu la ragione non te la fai per il semplice fatto che non condividi con me quella che è una... Scusa, mi fai... Scusa, non c'è un vantaggio diretto o indiretto. Quello che pensi tu, cioè il fatto che debba essere aperta il centro storico alle macchine, non... No, no. Noi vogliamo il centro storico chiuso, ma fateci parcheggi, fate che la gente vengano su. I parcheggi al centro storico dopo le 7 sono gratis. Vi voglio dire una cosa. Quello che abbiamo fatto è esclusivamente pedonalizzare Piazza della Libertà. Quella è l'unica cosa che abbiamo fatto, accanto a questo, quindi non abbiamo pedonalizzato. No, perché sui giornali non c'è scritto questo. Sui giornali c'è scritto chiusura del centro storico, che è nettamente un'altra cosa, allora, che è un annuncio politico, è un'altra roba. È un'altra cosa. Queste cose sono le parole. No, le parole, lì ci sono atti, posso spiegare se lo sai. Se non lo sai, provo a spiegarti. Quello che stiamo provando a fare è esclusivamente la pedonalizzazione di Piazza della Libertà, perché così com'è fa schifo. Con il brutto noi ce lavoriamo. Scusate, parlate voi altri. Parlate voi altri. Ma allora perché l'esperimento non lo fa a Piedriba? A me Piedriba mi fa schifissimo. Qui non funzionano più queste cose, sono desuete, non funziona più. Corso Cavour, leviamola dappertutto e poi vediamo come va. Sì. Corso Cairoli la domenica è bello, cioè con tutte le macchine che rimane una corsia. Lei è stato quasi eletto perché aveva promesso di fare il parcheggio a nord. E ci ha invitato a prendere l'aperitivo. E lei non l'ha fatto, se mi ricordo bene. Allora, intanto volevo provare a spiegare questa cosa. L'unica cosa che viene fatta con questa operazione, diciamo, di pedonalizzazione. Ma fatene una ad aprire, in 20 anni, da mamma mia, chiudere. La piazza con le macchine è brutta, il brutto ci fa lavorare, per il momento il brutto ci fa lavorare. Io penso che Corso Cairoli e Corso Cavour non è il centro storico, quindi il centro storico ha una funzione e una storia diversa da Corso Cavour e Corso Cairoli. Il centro storico non può essere trattato come tutti gli altri luoghi, perché il centro storico è il luogo dove vengono le persone, dove non... Faccia capire, se non c'è nessuno per colpa del comune? Certo, per colpa vostra! Io ho aperto nel 2003, tipo allora, fino a qualche anno i locali, appena se ne sfruttava uno in via Gramsci o in Corso Matteotti, c'era la corsa per prenderlo. Io stessa ero interessata un periodo a prendere quello di fianco al mio negozio in via Gramsci, che poi alla prima asta è andato a Ruba. Adesso è libero quello vicino, sono tutti liberi. Questo non è colpa del comune, della giunta, questa è anche la crisi che ha stretto la morsa. Ma allora, se la crisi stringe la morsa, noi cerchiamo di resistere, non ci create altri problemi. Le prove non si fa in tempo di crisi, in tempo di crisi si sta a galla. Noi stiamo cercando di rimanere sul mercato. In tutta Italia ci stanno manifestazioni, qui potremmo stare ancora bene, qui potremmo ancora stare bene. Comunque è chiaro che noi non contiamo solo di lavorare dalle 7, perché sennò avremmo tutti chiuso già da un po'. Chiaramente lavoriamo un po' anche prima, è chiaro che quello è un aiuto, è un ossigeno per noi, perché ci sono tante persone che vanno di fretta e vogliono fare un acquisto veloce. Quelli che vogliono camminare vengono prima delle 7, chi vuole camminare viene prima, è pedonalizzato. Se c'è una ragione, perché io quando vado in giro tutti mi dicono ma in centro non c'è più nessuno, è difficile raggiungervi, perché se è facile perché la gente lo dice, ma non saranno tutti matti, cioè qualcosa c'è. Ma lo sapete chi è che fa la peggiore pubblicità? No, però non dire che siamo noi. Voi. Sì, siete voi. Siete voi. Perché raccontate che è blindato. 600 o 700
euro d'affitto al mese perché ci vado sotto, perché mi piace a me, perché voglio dare vita a questo centro storico, perché ci credo, perché dalle altre parti lavoro e io le migliori linee non le ho tenute in Corso Cairoli, le ho messe qua perché voglio che la gente viene qua dentro a vedere, perché è vero che il centro storico è l'immagine della città, ma ci devono venire, ci devono poter accedere. No, non ritiro la delibera, no, non la ritiro la delibera, voglio provare a spiegare. Mi pare, fammi rispondere. Basta, dai, sentiamo. Conti, la campagna elettorale non la fa sulla, sulle palle delle persone. La fai tu su di noi la campagna elettorale. È 5 anni che la fai la campagna elettorale. Ma parla che io parlerei tutti, non posso parlare io. Ma io non cazzo parlo così, ma la campagna elettorale la fai tu, non usa nome e cognomi. Che siamo 150 persone, tu la stai facendo campagna elettorale. Il pedino dopo avevi manco più attesi, sei rimasto da solo. Stai sfruttando la nostra pelle per fartela tu la campagna elettorale. E lo sai. Capito com'è? Adesso chiama i vici e mandami io, dai, che ti sta aspettando? La campagna elettorale la fai tu, su tutti quanti l'hai fatta. Fai un sondaggio a quanti abbiamo tu il comune e quanti locali hanno chiuso. La domenica pomeriggio, vieni tu a Piala Aperitivo, nemmeno tu con la Monte Verde ci venite che a Piala Aperitivo. 3 extracomunitari c'è e 10 danesi che dopo voi fate fare interviste. A Macerata oggi sono i servizi, io pago 1000 euro al mese di affitto per ingassare 50 euro la domenica, anche voi andate al mare a Città, no? Perché al corso c'è 7000 persone, però io se sono un bugiardo danneggio a me, se tu sei un bugiardo danneggi a tutti, capito? Qui c'è 150 famiglie e adesso ti saluto, garantito. Provavo a spiegarti quello che stavamo facendo. Parlo a tutti. Se no non scendevo, no? Se non volevo parlare rimanevo lassù. Quello che abbiamo fatto rispetto al dopo cena è di investire su una struttura che sta a 40 metri dalla piazza, in cui le persone fino alle 2 può entrare gratis. Questo è un dato di fatto, cioè l'amministrazione. Quello che è un altro aspetto importante è che dalle 7 in poi i parcheggi a raso fuori sono gratis. Un qualcuno che prova a fare un investimento a favore delle persone che vengono al centro. No, 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 non è questo, no. Riordinata, ma io vi voglio dire che la piazza non è solo la vostra, è anche delle persone che ci vuole stare. Le persone che non vede nessuno. Anche noi abbiamo le attività nelle due diversificate vie, no? Eppure laggiù c'è sempre gente, c'è sempre il movimento e come dice lui c'è sempre la signora col passeggino, cosa che qui tutti si lamentano perché come ci arrivo. Ma io gli voglio dire una cosa, sindaco, se la Coppe ha fatto una scala mobile, la Coppe che ha aperto ha fatto una scala mobile, qui un pochetto a scala mobile ci piacerebbe pure a me, siccome questo però è il centro storico e per fare una scala mobile che entri al centro storico non è così semplice, perché se no l'avremmo fatta un quarto d'ora dopo che ci siamo. Siccome fare una scala mobile al centro storico con una piaggia della torre storica è complicato, nel senso che la sovrintendenza non autorizza facilmente questa cosa. Io però vi voglio dire una cosa. Qui c'è un parcheggio, una concessione che sta lì da 20 anni, che porta le persone. Io, siccome al centro storico, da quando faccio il sindaco e finché lo farò, forse fra un anno, ci vengo ogni giorno e io, come dire, a differenza di chi pensa che no, io ci vivo qua dentro, non ci sto, vengo alle 8 della mattina e vado a casa alle 9 della sera e quindi un po' passeggio, un po' guardo, quindi mi rendo conto, cioè avrò una opinione come voi altri, quindi il parcheggio lì è praticamente spesso vuoto e quel parcheggio sta a 50 metri dal centro storico. Io credo che lei si accorge che c'è molto malcontento e tante altre persone non dicono loro per paura di ripercussioni o tanti commercianti hanno paura di questo. Vogliamo fare qualcosa oppure continuiamo su questa linea? È una città fantasma questa, andiamo a prendere un parcheggio pagandolo quando ci sono soluzioni più economiche. Facciamo innanzitutto dei parcheggi liberi subito, leviamo quella telecamera, teniamola accesa magari soltanto al mattino e il pomeriggio dalle 4 in poi la teniamo spenta. Che dice?
luce, una cosa del genere, e poi magari facciamo i parcheggi e poi pedonalizziamo tutto, che sarebbe un paradiso. Viva la città pedonalizzata, urlo io. Se c'è la crisi e non ci sono i soldi, perché tutti questi supermercati sono stati fatti intorno a Macerata, fuori del centro, e hanno fatto tutti parcheggi sotto, parcheggi sopra, e tutti quanti la gente va lì con la macchina e non a piedi, anche chi ci abita vicino. Io ho un'attività dove la gente non si può fermare 5 minuti perché è impossibile. Qui date a disposizione 10 parcheggi. Nella mia attività, come in tante altre, la gente non può fermarsi 5 minuti e andare via. Il lavoro nostro è un lavoro che dura più di 5 minuti, mezz'ora, 40 minuti. E non basta solo il fatto di entrare in macchina e fermarsi 5 minuti, non basterà mai. Quindi a che serve fargli entrare con la macchina e pagare 2 euro? Il centro storico è un luogo particolare, capito? Quindi questo vuol dire, quindi ci stai invitando ad andare. Questo è uno spazio limitato con caratteristiche particolari, dove non è che per ogni attività è possibile fermarsi e ovviamente avere la possibilità di parcheggiare. Quando noi abbiamo fatto campagna elettorale abbiamo detto no, laggiù, siccome quella è un'area agricola, come sanno tutti in questa città, è un'area agricola, noi abbiamo detto guardate, noi siamo disponibili a fare la variante, per far, la variante significa che l'amministrazione dice che lì non è più terra agricola ma diventa di servizio attrezzature per parcheggi, quindi come dire senza nessun problema, valorizzando un'area e facendo la cosa, e abbiamo detto noi siamo disponibili a farlo. Con certe caratteristiche, diciamo che era raso, erano 300-250 posti con il parcheggio, con l'attracco che sarebbe arrivato, praticamente c'è, però no, non c'è, diciamo che sarebbe. Quando siamo venuti, sono venuti i due privati che sono proprietari di quell'area, noti alla città, certo, che tutti conoscono, certo, che ci hanno presentato, certo, un parcheggio, un progetto rispetto al quale noi abbiamo detto guardate, voi fateci la proposta formale per fare il parcheggio e l'amministrazione comunale approverà la variante urbanistica per farla. Chiaro questo? Lo abbiamo fatto anche andando, facendo una conferenza stampa, facendo vedere i progetti per chi se li ricorda, e abbiamo detto che per noi andava bene. C'erano in una prima versione dei parcheggi interrati lì, la seconda versione l'hanno modificata perché c'era un costo. Mi faccia finire a parlare. Da questo punto di vista gli abbiamo detto andate avanti. A un certo punto il privato torna su da me e dice guarda, noi altri il parcheggio non lo facciamo più. Per quale ragione? Perché i costi che sarebbe, questo è quello che ha detto a me, poi magari le ragioni sono altre, io non lo so, è un privato, io l'amministrazione quello che può mettere a disposizione è la variante, dire guarda che se domani ci fai la proposta questo diventa area per parcheggio. Questo gli abbiamo detto. È venuto da me e ha detto guarda laggiù non si può più fare. Ho detto, io ho risposto in italiano, così posta la domanda. Come gliela devo porre? Come vuole che le ponga la domanda? Non mi faccia il politico, faccia il cittadino. Non è pensare, non vogliamo. Io ho già spiegato, non so se erano i vostri rappresentanti ieri, che cercheremo di capire se ci sono spazi per poter migliorare quella delibera, cercando di venire incontro a quello che c'è non stato crede detto ieri così sera. Com'è, non vada bene. Il progetto condiviso, dobbiamo metterci la sosta veloce, la sosta veloce, cioè siete venuti a chiedere o no? La sosta veloce la sì o no? Stiamo sì, scannando però per senza il dazio. Sì, lo faccio io la domanda. Senza il dazio però. Quale dazio? Senza il dazio di sì, un in centro storico. No, non è lei casa ha fatto tua, una domanda. Casa della no, città. Lei ha fatto una domanda. Io sto andando casa sua. Io sto anche mia. Io sto rispondendo alla domanda. È di casa di chi la io sto rispondendo alla domanda. Di tutti. Sindaco, non sono tutti, questi no, scusa, devono pagare per entrare a casa loro. Il sindaco ha